dominavano i cieli. Aveva la consapevolezza di essere invincibile. Una leggenda, un'epoca e un ricordo non erosi dal tempo. La storia del famigerato Barone Rosso. Nel 1918 Manfred von Richthofen, l'impareggiabile asso tedesco, venne abbattuto da un solo proiettile. Sarebbe passato attraverso il fegato, il cuore e i due principali vasi sanguigni del corpo. Chi esplose il colpo fatale? Nei campi della Francia vengono di nuovo sparati dei colpi, questa volta per abbattere un mistero che ha eluso gli storici per oltre 80 anni. Questa apparecchiatura è davvero fantastica. La Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra. Non sono molti i nomi di allora che ricordiamo ancora oggi. Un'insigne eccezione è il barone Manfred von Richthofen, il Barone Rosso. Pilota esperto ed eccellente tiratore, il 25enne nobile tedesco era al comando di una squadriglia aerea d'attacco dell'aeronautica imperiale. Dal 1916 in poi la squadriglia, nota come il circo volante di Richthofen, terrorizzò i nemici nei cieli della Francia settentrionale. In molti provarono ad abbattere il barone e molti sono morti nel tentativo. Nel gennaio del 1917 von Richthofen era diventato così sicuro delle proprie capacità da dipingere il suo aereo di un colore rosso vivo per farsi beffa dei nemici, guadagnandosi il famoso soprannome. Manfred era una celebrità. Divenne una celebrità perché al comando superiore servivano missioni vittoriose e non ne ottenevano molte a terra. Quindi fecero di questi piloti degli eroi. Entro l'aprile del 1918, il Barone Rosso da solo aveva abbattuto 80 velivoli nemici. Tuttavia, quel mese fu lo stesso von Richthofen ad essere abbattuto. Il giorno della sua morte nacque un mistero. Chi era stato ad abbattere il barone volante? Più di 80 anni dopo, quella domanda è ancora priva di risposta. Abbiamo rintracciato un uomo a Brisbane, in Australia, che ricorda quel giorno lontano. Allora, ventenne, si trovava lì come medico. Il fronte era davvero orribile. C'era acqua nelle trincee. I topi erano grandi come gatti. Non eravamo mai liberi dal pericolo di mine o bombe. Era una cosa incessante. Ferite terribili, agghiaccianti. Erano così numerose che non si riusciva a contarle. Ted Smout fu testimone di centinaia di morti in quella guerra spaventosa. Ma una in particolare risalta tra le tante. Giaceva lì, morente. Non sentii alcuna pietà per lui. Smout è l'ultimo testimone vivente degli avvenimenti che si svolsero il 21 aprile del 1918. Non solo osservò mentre l'aereo del Barone Rosso veniva abbattuto, ma vide l'uomo morirgli davanti. Era una giornata tersa. Eravamo fuori, in una zona di riposo, meno di un chilometro dalla prima linea. Ci stavamo addirittura preparando una tazza di tè. Vedemmo degli aerei in combattimento ravvicinato sopra la prima linea. Poi un paio si allontanarono e vedemmo un triplano rosso scendere in picchiata. Smout scorse l'aereo solo perché il barone aveva commesso un grave errore. Aveva inseguito un velivolo britannico in territorio alleato, trovandosi in una tempesta di fuoco proveniente dalle truppe in appostamento a terra. Eseguì un atterraggio piuttosto buono, ma sbandò a destra. Smout fu sorpreso nel vedere che in realtà il barone era rimasto relativamente illeso. Tutti avevano sparato senza mirare. Incredibile, fu colpito da un solo proiettile. Decine di tiratori, centinaia di proiettili, ma uno solo uccise il barone.
chi l'aveva sparato. Chi uccise il barone Rosso? Esistono diversi rapporti discordanti sugli avvenimenti del 21 aprile del 1918, ma i fatti noti sono i seguenti. Intorno alle 10:45 di mattina, sopra le linee tedesche, iniziò un combattimento aereo ravvicinato tra due squadriglie, un'unità alleata e il circo volante del barone Rosso. Il tenente Wilfred May, un giovane pilota canadese alla prima missione di combattimento, si staccò dal gruppo con l'intenzione di fuggire verso casa. Gli alleati pilotavano dei biplani Sopwith Camel, aerei all'avanguardia per l'epoca. I Camel avevano una velocità massima di 200 km orari. Ognuno disponeva di due mitragliatrici montate sopra il motore, provviste di un dispositivo di sincronizzazione che consentiva di sparare tra le pale dell'elica. Alle 10:55 il barone iniziò l'inseguimento. Il triplano Fokker DR-1 di von Richthofen aveva una velocità massima di soli 175 km orari, ma era estremamente agile e decisamente in grado di tener testa ai Camel. Inoltre le abilità di combattimento del barone erano senza pari. 80 piloti lo affrontarono valorosamente e tutti fallirono. A quel punto il Camel e il triplano si diressero velocemente a ovest, lungo la valle della Somme. Il capo squadriglia della RAF, Roy Brown, vide un compatriota in balia delle mitragliatrici del triplano Rosso e si gettò in picchiata per soccorrerlo. Alle 10:58 il capitano Brown aprì il fuoco con una raffica di mitragliatrice e vide il triplano Rosso virare a destra. Brown riprese quota e si diresse a nord-est in aiuto di un altro pilota della RAF in pericolo. Più o meno in quell'istante, i mitraglieri australiani a terra aprirono il fuoco sul triplano Rosso. Erano le 11. L'aereo del barone era atterrato in un campo vicino a una ciminiera. Era ancora vivo, ma pochi secondi dopo, quando giunsero sul posto le forze australiane, era morto. La causa? Un singolo proiettile al petto. Cosa successe negli ultimi due minuti della vita di von Richthofen? In prima analisi sembra quasi impossibile stabilire chi fu l'autore della sua uccisione, per via della fluidità dell'azione e del gran numero di soldati che sparavano contro di lui. I proiettili arrivavano da ogni direzione. C'erano colline, vallate, alberi e nessuno poteva osservare l'intera sequenza degli eventi. Ognuno ne scorse solo una parte. Chi esplose il colpo fatale? Fu il capitano Roy Brown, il pilota canadese che accorse in aiuto di un collega in pericolo? In una guerra con pochi eroi, tutti vollero credere che fu davvero il coraggioso capitano Brown ad abbattere il barone. Molti ne sono ancora convinti. Tuttavia esistono altri rapporti di quella giornata, raccontati da uomini i cui nomi sono stati dimenticati. Snowy Evans, Robert Bowie, Cedric Popkin, tre mitraglieri non ricordati dalla storia. Anch'essi spararono contro il triplano Rosso? Fu forse uno di quegli uomini ad abbattere il barone Rosso? Utilizzando tecnologie del XXI secolo, in questa puntata ricostruiremo gli eventi del 21 aprile 1918 con l'aiuto di una squadra di esperti. È molto difficile pilotare quando non si vede la linea dell'orizzonte. Daniel Martinez è l'investigatore capo. I piloti Michael Selig e Brian Fewes creano simulatori di volo per il computer. L'esperto di balistica è Gary James. David King è specializzato in ferite da arma da fuoco. Steve Harvey e Lawrence Ryan sono esperti di tecnologia laser. Bull! Il tiratore scelto Mike Yardley e lo storico Alan Bennett. Alle 11 di quella mattina, il barone Rosso, ferito al petto da un proiettile, fu costretto a un atterraggio d'emergenza. Ma dove? All'epoca, sedicenti testimoni
indicarono come luogo dell'atterraggio quattro campi diversi. Alan Bennett ha raccolto ogni possibile indizio sull'ultimo volo del barone von Richthofen. I testimoni oculari più attendibili avevano affermato che il triplano aveva toccato terra e si era fermato accanto a un grosso cumulo di terra. Se fosse possibile individuare quel punto, avremmo una risposta definitiva. Esaminando le fotografie aeree della zona scattate poche settimane prima di quel giorno, Bennett individuò un'ombra al centro di un campo. Munito di un dispositivo di posizionamento globale, o GPS, partì alla volta di Picardy per tentare di localizzare il sito. A Vaux-sur-Somme, l'intuizione di Bennett trovò conferma. Il sindaco del paese, in carica da 30 anni, è Henri de Laplace. La sua famiglia ha sempre detenuto questa carica. Suo nonno era sindaco nel 1918 e aveva assistito all'abbattimento dell'aereo del Barone Rosso. Fu proprio qui che mio nonno constatò che l'aereo caduto era quello del barone von Richthofen. La differenza con il punto da me stimato è minima. Ci è davvero minima. 6 metri. Ormai abbiamo la prova certa. Ora conosciamo esattamente il punto in cui si fermò il triplano. Sappiamo anche l'esatta ora dell'atterraggio, le 11 del 21 aprile. Se potessimo tornare indietro nel tempo fino a 2 minuti prima, quando iniziò l'attacco, potrebbe essere possibile scoprire chi sparò il colpo che eliminò per sempre von Richthofen dai cieli. Nel 1918 la brutalità e le perdite spaventosamente alte subite dalle forze alleate nei campi di Picardy avevano abbattuto il morale sia nelle trincee che a casa. Non bisogna sopravvalutare l'importanza simbolica dell'abbattimento del Barone Rosso. Non è sorprendente che nei rapporti redatti dopo il combattimento, 3 uomini diversi affermarono di aver sparato il colpo fatale. Solo uno di questi è stato preso in considerazione, quello del capitano Roy Brown. Tuttavia, fu davvero il pilota canadese ad abbattere von Richthofen o il barone venne raggiunto da un colpo casuale esploso da terra? A complicare la dinamica, tutte le armi coinvolte, sia a terra che in aria, erano dello stesso calibro, 303. Alan Bennett ha documentato gli eventi che portarono alla sequenza di raffiche iniziata alle 10:58. Il barone stava inseguendo il tenente May. Roy Brown si accorse di cosa stava accadendo e decise di venire in aiuto a May. Il tenente May, inseguito dal barone, si diresse lungo il canale, verso di noi. Giunsero alla curva sfiorando il pelo dell'acqua. Non virarono, passarono proprio sopra il punto in cui siamo noi, e poi via e giù verso Vaux-sur-Somme. Il tenente May venne giù seguendo quella strada, sfiorò quei tetti rossi, superò il tetto della chiesa, mancando il campanile per un pelo. Il barone rosso gli stava attaccato alla coda e sparirono in quella direzione, superando quegli alberi. Su un ponte di barche, a ovest di Vaux-sur-Somme, alcuni testimoni assistettero alla picchiata dell'aereo di Brown verso il barone. C'era una squadra di uomini che riparavano quel particolare ponte galleggiante. Sentirono i motori degli aerei e poi videro il barone rosso che inseguiva il tenente May. Roy Brown non passò di qui. Virò e tornò in quella direzione per aiutare un altro pilota nei guai. Fu il breve attacco in picchiata di Brown a provocare la disfatta del barone? Benché non fosse mai stata resa ufficiale dall'esercito, l'azione di Brown fu quella accettata dei più. Era la storia a cui la gente voleva credere. Sono convinto che fu il capitano Brown ad abbattere il barone rosso. Questo sedile è molto famoso, è uno dei nostri reperti più celebri. In Canada, Roy Brown divenne un eroe nazionale. Sono fuori di pallottole, vero? Margaret Harmon, figlia di Roy Brown, e Dennis May, figlio del tenente Wilfred May, si sono recati al Reale Istituto Militare Canadese a Toronto per osservare alcuni dei reperti di maggior valore, trofei di guerra donati da Roy Brown. Uno è questo sedile,
strappato dall'aereo del barone. Sulla parte posteriore si nota una serie di fori. In molti amano credere che siano fori di proiettili della mitragliatrice di Roy Brown. È la verità o è una leggenda? Questo è esattamente lo stesso calibro che avrebbero avuto. Sì, lo stesso tipo di proiettile. Proviamo a metterlo qui dentro per verificare. Beh, non corrisponde, vero? Oggi abbiamo visto che non sono fori di proiettile, sono i fori dei rivetti che fissavano il sedile alla struttura dell'aereo. Giusto. E non sono fori di proiettile. La leggenda dei fori di proiettile nel sedile è solo una delle molte che circondano l'attacco di Brown al barone. Ecco un esempio di ciò che può essere accaduto, narrato in un libro sull'aeronautica tedesca. Ve ne leggo un passaggio. Brown era giunto alla fine della picchiata. I suoi mirini puntavano al velivolo rosso. Per prima cosa i proiettili colpirono la coda e con un colpo della cloche la raffica cominciò a crivellare di colpi la carlinga del Fokker nella sua lunghezza. Ciò è assolutamente falso perché con la vibrazione dell'aereo è impossibile ottenere una linea retta. Sembrerebbe piuttosto il colpo di un fucile a pallettoni. E qui c'è una fotografia del triplano. Non c'è alcun foro nella coda e neppure sulla parte superiore della carlinga. Tutta questa storia è falsa e mi sorprende che sia stata ritenuta veritiera per così tanto tempo. Si dice che la storia sia una menzogna concordata. In diverse circostanze è davvero così. Ed è stato così nel caso del capitano Brown. Una storia interamente inventata, in cui si afferma che fu lui a sparare sistematicamente e con precisione al barone rosso. Ma lui non disse mai una cosa del genere. Ciò non significa che Brown non abbia esploso il colpo fatale. Di certo era convinto lui stesso di averlo fatto. Per convalidare o smentire la versione riportata dai libri di storia, è necessario ricostruire quell'ultimo combattimento aereo. Alcuni aerei della Prima Guerra Mondiale sono in grado di volare ancora oggi. Tuttavia sarebbe una follia usare questi fragili reperti per ricreare un combattimento con l'intensità di quella lotta tra la vita e la morte nel 1918. Fortunatamente esiste un altro modo per ricostruire quel combattimento aereo, con un simulatore di volo. Michael Selig e Brian Fuers sono esperti piloti, ingegneri aerodinamici e programmatori di software per simulatori di volo commerciali. Per dipanare il mistero dovranno riprodurre un Sopwith Camel e un Fokker DR-1 mediante un sofisticato computer. È fondamentale che il pilota affronti le stesse difficoltà dei piloti durante la Prima Guerra Mondiale, sia dal punto di vista aerodinamico che bellico. Dovremo calcolare le forze aerodinamiche che agiscono sull'aereo e poi gli effetti delle vibrazioni. Così possiamo verificare con precisione la traiettoria dei proiettili. Colpire un bersaglio con una mitragliatrice montata su un aereo che vibra e che è in balia delle raffiche di vento è estremamente difficile. Per riuscirci, dovevano avvicinarsi moltissimo. Durante un combattimento di solito si cerca di mantenersi a una decina di metri dalla coda dell'avversario. Quando il capitano Brown attaccò il barone, le probabilità che lo colpisse erano davvero scarse. Probabilmente era sceso in picchiata alla massima velocità, raggiungendo quasi i 300 km orari prima di aprire il fuoco a una distanza di circa 300 metri. Troppo lontano per poter colpire con precisione. Inoltre, a quella velocità sarebbe stato costretto a virare a circa 90 metri dal nemico per evitare una collisione. Questo è l'evento che Fuers e Selig intendono ricostruire. Tuttavia, hanno bisogno di un'altra informazione per ricreare il combattimento vero e proprio. Le esatte traiettorie dei colpi sparati da Brown in direzione del barone. Qui entra in gioco l'esperto di armi da fuoco Gary James. Il mitragliatore Vickers era un'arma molto affidabile. A terra poteva sparare 500 colpi al minuto, mentre in aria era stato potenziato fino a 850-900 colpi al minuto. Come tutte le mitragliatrici, la precisione della Vickers diminuisce in rapporto alla velocità. Quello che stiamo cercando di determinare è la reale ampiezza della raffica proveniente dalla mitragliatrice di Brown. Misureremo l'ampiezza e spareremo a una distanza di circa 150 metri. Cosa ne pensi allora? Sì, non è niente male. Potremmo misurare da qui. 16. Sì, circa 16. La raffica della mitragliatrice di Roy Brown avrebbe avuto un'ampiezza maggiore.
era collocata proprio sopra il motore da 150 cavalli del Camel, una collocazione decisamente instabile per aprire il fuoco. Il grado di instabilità è stato subito rilevato dagli investigatori. Montando un puntatore laser sulla copertura del motore di un vecchio Camel, misurano la deviazione dei colpi provocata dalle vibrazioni del motore. Quindi questo vibra, si muove, e là c'è il laser, ok? Ok, quando diamo potenza abbiamo un movimento ampio, ma qui si nota che trattenendo brevemente la potenza la deviazione è di circa 2,5 cm. A una distanza di 300 metri la normale deviazione della mitragliatrice combinata alla vibrazione del motore provoca una deviazione dei proiettili con un'ampiezza pari a un metro. Includendo nel calcolo anche i fattori aerodinamici dell'aereo, la deviazione aumenta. Sia il Camel che il Fokker erano difficili da controllare per via del loro sistema di propulsione. L'intero motore ruotava insieme all'elica, creando una massa rotante che agiva da giroscopio. Se lo lascio cadere il righello in barda, cioè ruota a destra, era un velivolo difficile da pilotare. Tali forze giroscopiche avrebbero ridotto ancor più la precisione della raffica a lungo raggio di Brown. Entrerà in picchiata a circa 45 gradi. È rischiosa per un velivolo della Prima Guerra Mondiale e mentre la esegue deve precedere di poco il barone e per fare questo deve tirare a sé la cloche. In questo modo il muso si solleva leggermente ma l'effetto giroscopico imprime un'imbardata a destra a tutto l'aereo. Quindi la sua mira viene deviata ogni volta che tenta una qualsiasi azione di controllo sul volo. Roy Brown stava davvero lottando contro ogni probabilità. Forse la simulazione a computer dell'ultima missione del Barone Rosso riuscirà a svelare il segreto di Brown. Chi uccise il famigerato Barone Rosso? Fu il pilota della RAF Roy Brown, il capitano canadese a cui danno credito i libri di storia? Oppure Manfred von Richthofen venne colpito da qualcuno a terra? Per la prima volta, da quel pomeriggio dell'aprile del 1918, il combattimento finale del Barone Rosso verrà messo di nuovo in atto in una simulazione riprodotta scientificamente al computer. Costruito meravigliosamente. Perfino in simulazione non è facile pilotare gli aerei di quel periodo. È molto difficile pilotare quando non si vede la linea dell'orizzonte. Nella simulazione ogni settimo proiettile sparato è un tracciante visibile. Ma verrà tracciata la traiettoria di ogni singolo proiettile per vedere se passa attraverso i quadri immaginari disegnati intorno alla testa e al busto del barone. Il computer simulerà il volo dell'aereo di Wilfred May su un percorso programmato. Il pilota Michael Selig piloterà il triplano del Barone Rosso e il pilota Brian Fuess prenderà le parti di Roy Brown. Ok ragazzi, questa è la missione. Questo è quello che successe. Durante l'attacco, May era inseguito. La simulazione prende il via quando Brown si trova a 1500 metri e sta per scendere in picchiata per soccorrere May. Ok, iniziamo. Bene. Via. Quello lassù è Brown. A che altezza ti trovi ora? A 2100 piedi. Ok. Lì sotto c'è il fiume Somme. E adesso compare il piccolo villaggio di Vaux-sur-Somme. Straordinario. Guarda lì. Ecco la chiesa. Ecco la collisione evitata per un pelo. E adesso Brown sta scendendo per sferrare l'attacco. Sì. A 1300 piedi. Guardate lassù. È come se fossi nella cabina di pilotaggio. E adesso sferro l'attacco. Sto cercando di puntare i mirini. È difficile. Ok, ecco i traccianti. E tutti allontani virando. Che velocità. La missione è finita, ragazzi. L'attacco di Brown ad alta velocità è terminato in pochi secondi. Il barone devia sulla destra dopo aver notato i traccianti venirgli incontro. Il capitano Brown ha colpito il bersaglio?
Come va? Non troppo bene. Pare che questa volta non abbiamo colpito. È piuttosto difficile riuscire a fare centro simulando quell'azione. Ma a me è sembrato che l'avessi colpito. Sì, molte volte ci si va vicino, ma è alquanto complicato fare centro a quella distanza. In 5 simulazioni diverse non si è mai riusciti a colpire il barone una volta. L'obiettivo è molto piccolo e per la visuale che avevano allora non si riesce nemmeno a inquadrarlo nel mirino. È davvero difficile avere la possibilità di colpirlo a quella distanza. A questo punto è evidente quanto sarebbe stato difficile, quasi impossibile, per Brown colpire il barone rosso. Ma d'altronde è possibile che abbia avuto fortuna e un proiettile 303 della sua mitragliatrice sia andato a bersaglio? Esiste una prova concreta per confermarlo o smentirlo? Esiste. I resti del corpo di Manfred von Richthofen. La sera del 21 aprile, il cadavere fu esaminato da 2 medici della RAF. Sebbene non avessero scattato alcuna fotografia, tramite il loro resoconto dettagliato è possibile capire quali ferite aveva riportato il barone. Rilevarono lesioni gravi al volto a causa dell'atterraggio di emergenza e segni evidenti della ferita provocata da un proiettile con un piccolo foro di entrata nella parte destra del busto e un foro di uscita più ampio vicino al capezzolo sinistro. La relazione dei medici concluse che il proiettile non poteva provenire da terra, una prova a favore della tesi che fosse stato Brown. Ma esisteva una seconda teoria. La mattina successiva, 2 medici dell'esercito esaminarono la stessa ferita e conclusero solamente che era stata provocata da un proiettile calibro 303. Il calibro corrispondeva a quello sparato da Brown, ma anche a quello dei mitragliatori antiaerei che sparavano da terra. L'autopsia eseguita nel 1918 non poteva essere approfondita. Forse un patologo moderno potrebbe svelare il mistero effettuando un attento esame medico. Il professor David King è specializzato in ferite di arma da fuoco. Ecco il proiettile, completamente incamiciato. È allungato. Il baricentro si trova verso l'estremità posteriore. Mantiene una traiettoria molto precisa sulle lunghe distanze, ma una volta entrato nel corpo diventa molto instabile e perforante. Mentre il foro di entrata di un proiettile calibro 303 non è diverso da altri, il foro di uscita è inconfondibile. È proprio il tipo di foro che mi sarei aspettato di vedere sul corpo del barone rosso, almeno da quello che sappiamo dalle descrizioni dei medici che l'hanno esaminato. È il tipo di ferita che avremmo trovato se il proiettile ancora intatto avesse attraversato il corpo e fosse uscito trasversalmente. Un proiettile 303 che procede ruotando su se stesso penetra negli organi vitali a una velocità supersonica, provocando un'onda d'urto. Tutti gli organi entro un raggio d'azione di 7 o 10 centimetri dal proiettile sono danneggiati da questa onda d'urto. È passato attraverso i polmoni, il fegato, il cuore e di sicuro attraverso i principali vasi sanguigni, l'aorta e la vena cava inferiore, producendo un effetto devastante. È probabile che abbia perso conoscenza quasi subito, entro un minuto dall'impatto, e che poco dopo sia morto. È a questo punto che il corso degli eventi si fa critico e la teoria di Roy Brown crolla. Dopo l'attacco di Brown, alle 10:58, il barone virò verso destra, ma il triplano non si diresse subito verso il luogo in cui si sarebbe schiantato. Al contrario, volò in direzione del luogo in cui era appostato l'artigliere dell'esercito australiano Cedric Popkin, circa 30 secondi dopo. Dopo altri 30 secondi sorvolava la zona controllata dalle mitragliatrici di altri 2 australiani, Bui ed Evans, nascosti dietro un crinale. Se il barone fosse stato colpito da Brown, a questo punto sarebbe stato privo di conoscenze. Invece virò e si diresse verso casa, effettuando perfino un'ulteriore virata prima dell'atterraggio d'emergenza. Le 11 del mattino. Quasi 2 minuti dopo l'attacco di Brown, i soldati australiani, tra cui Ted Smout, giunsero sul luogo in cui era atterrato l'aereo. Il barone rosso era ancora vivo. Lo tirammo fuori dall'aereo e lui disse una sola parola, kaput, e morì. Se il proiettile di Brown avesse colpito von Richthofen, cosa che appare a questo punto alquanto improbabile, il barone sarebbe morto prima dell'arrivo di Smout.
Le prove concrete sembrano dimostrare che il personaggio più famoso della Prima Guerra Mondiale venne ucciso da un soldato semplice a terra. Ma quale dei due artiglieri fu responsabile della sua morte? Forse è possibile capirlo con l'aiuto di questo laser ad alto potenziale e un velivolo leggero. Fuoco! Prima di tutto, l'esperto di balistica Gary James determinerà la distanza da cui venne sparato il colpo che uccise il barone. La densità di questo materiale gelatinoso corrisponde approssimativamente a quella del corpo umano. È lungo circa 40 centimetri, più o meno lo spessore del tronco umano. L'effetto corrisponde approssimativamente a quello che succederebbe a un tronco umano se venisse colpito a distanza ravvicinata da un proiettile 303. Guarda qui, l'ha ridotto a pezzi. Ecco cosa resta della gelatina. La violenta onda d'urto provocata dal proiettile distrugge l'intero apparato. Non è possibile che von Richthofen possa essere stato colpito a distanza ravvicinata con una potenza simile. Avrebbe provocato molto più danno di quanto non si sia verificato in realtà. I testimoni oculari affermarono che il proiettile che uccise il barone venne trovato all'interno del suo giubbotto e questo indica che fu sparato da una considerevole distanza. Riducendo la quantità di polvere da sparo nella cartuccia, James ha simulato questa situazione. Un proiettile sparato a quasi 750 metri di distanza produce questi risultati. Abbiamo colpito 2 centimetri al di sotto del punto a cui miravamo. Vediamo se è uscito qualcosa dall'altra estremità. No, non è uscito nulla. C'è un foro proprio qui sul fianco, molto vicino all'estremità. Questo rende attendibile il fatto che forse il barone rosso fu colpito a quella distanza con un proiettile 303. Colpire il barone da una distanza di 750 metri sarebbe stata un'impresa miracolosa, eppure sembra che qualcuno ci sia riuscito. La domanda è: chi? Lo storico Alan Bennett ha compiuto attenti studi sui rapporti dei testimoni oculari. Ha ridotto il campo d'indagine a una breve lista di artiglieri che avrebbero potuto sparare la raffica che colpì von Richthofen al fianco destro. Il barone sorvolò la postazione di Popkin, ma Popkin gli sparò da dietro, quindi può essere eliminato dalla lista. Mentre si avvicinava alla 53esima batteria, Bewe ed Evans spararono frontalmente, quindi non avrebbero potuto colpirlo sul fianco destro. Quando il barone invertì direzione, espose l'ala destra al fuoco di Evans, che sparò in questa fase. Poi il barone si avvicinò di nuovo a Popkin, che aprì il fuoco, sempre da destra. Sia Evans che Popkin spararono al fianco destro del barone da una distanza che va da 550 a 750 metri. Per colpire un bersaglio mobile da quella distanza è necessaria una grande abilità e una considerevole fortuna. Un bersaglio di 2,5 metri quadrati a una distanza di 750 metri ha questo aspetto. Leggermente verso destra, c'è vento. Sebbene l'aereo del barone fosse lungo il doppio, era in movimento. Per colpire un bersaglio a una simile distanza, bisogna mirare al di sopra di esso perché la traiettoria della pallottola in volo si abbassa di circa 30 centimetri. Guarda, abbiamo colpito il bersaglio, è incredibile. Abbiamo sparato molti più colpi. Abbiamo una deviazione di circa 2 metri e scommetto che nemmeno un decimo dei colpi che abbiamo sparato è andato a segno. E bisogna ricordare che gli artiglieri australiani non miravano a un bersaglio fermo. Al contrario, il loro si muoveva a 160 km orari. Si deve rispondere molto rapidamente e si ha soltanto qualche secondo per sparare una serie di raffiche. Ci vuole molta fortuna per colpire il bersaglio. È possibile che un proiettile sparato da terra abbia colpito l'aereo del barone con un'angolazione tale da produrre le ferite riportate nell'autopsia? Chi sostiene che fu Roy Brown a colpire il barone in volo ritiene che sarebbe stato impossibile sparare quel colpo da terra. Ma è così? Oh! Bull!
Mike Yardley è uno dei migliori tiratori della Gran Bretagna. Ok ragazzi, questa è una mitragliatrice Lewis, un'arma tipica della Prima Guerra Mondiale. Immaginate di pilotare un aereo. Bang! Per colpire un bersaglio mobile, il tiratore deve mirare un po' più avanti, perché quando il proiettile lo raggiunge, il bersaglio si è già spostato. Attaccando un aereo della Prima Guerra Mondiale a 350 metri di distanza, per andare a segno bisogna mirare più avanti di 4 lunghezze. Il test definitivo della nostra indagine sarebbe il tentativo di abbattere un aereo vero con veri proiettili. Tuttavia, per non danneggiare un aereo e non mettere in pericolo la vita di un pilota, abbiamo concepito una soluzione alternativa. Per questo esperimento, Yardley sostituirà la mitragliatrice con questo laser ad alta emissione, programmato dagli esperti Lawrence Ryan e Steve Harvey. La posizione non potrebbe essere migliore, lo stesso luogo da cui spararono i soldati nel 1918. Prima di tutto, la posizione del sergente Popkin. Questa apparecchiatura è davvero fantastica. Solo un'ulteriore difficoltà tecnica deve essere risolta. Un proiettile impiega frazioni di secondo per colpire un bersaglio da questa distanza, mentre il raggio laser lo colpisce istantaneamente. Per creare un ritardo è necessario deviare l'angolazione del laser. In tal modo il laser simulerà meglio l'azione di una mitragliatrice. Il laser invierà 7 impulsi brevi ogni secondo. Ogni impulso rappresenta un proiettile. Il laser è programmato per intervallare questi proiettili nello stesso modo in cui farebbe una mitragliatrice Lewis. Bene, ecco la mappa del volo. Alan Bennett mostra ai piloti il percorso che deve seguire il loro aereo, il più vicino possibile alla traiettoria finale del Barone Rosso. Yardley indossa un paio di occhiali che eliminano la luce verde dalla sua visuale. Gli occhiali hanno uno schermo che filtra il raggio laser e sul terreno non appare nulla. Quindi vi faremo indossare questi occhiali che filtrano il raggio in modo che quando mirate all'aereo non possiate vedere la luce, che ovviamente vi sarebbe di notevole aiuto. Per convalidare o smentire la versione riportata dai libri di storia, è necessario ricostruire quell'ultimo combattimento, esattamente quello che avvenne nel 1918. Dirigiti sull'obiettivo. Attenzione, James! Primo passaggio, tutti pronti? Siamo pronti! Ok, stanno arrivando! E... fuoco! Ci sono dei problemi. È necessario regolare ulteriormente il laser e si sono verificati disaccordi sul percorso da seguire. Deve passare sopra, dove ci troviamo noi. Ok, ok. Qualche leggera correzione sul percorso ed è possibile dare il via al test. La storia verrà riscritta. Chi ha sparato il colpo mortale a Manfred von Richthofen, il famigerato barone rosso? Sui campi di Picardy è in atto un test per determinare proprio questo. Un laser ad alta emissione attentamente programmato che simula l'azione di una mitragliatrice Lewis della Prima Guerra Mondiale. Per assicurarsi che i colpi del laser sull'aereo siano visibili, l'esperimento ha luogo dopo il tramonto. Hello.
Questo è solo un riscaldamento per il tiratore Yardley. La distanza è troppo ravvicinata e il sergente Popkin non affermò mai di aver colpito l'aereo da dietro. Il test reale sarà rappresentato dai colpi a lunga distanza sparati dopo l'inversione di rotta dell'aereo, come fece il Barone Rosso con l'intenzione di mettersi in salvo. Eccolo! Pronti? Ok, fuoco! In 11 secondi, Yardley colpisce l'aereo 20 volte. Metà dei proiettili andati a segno si trovano sulla cabina di pilotaggio. Ho sparato a qualsiasi cosa si possa sparare, ma mai con un sistema come questo. Stasera abbiamo dimostrato che avremmo potuto abbattere il Barone Rosso. Risulta chiaro che il sergente Popkin abbia potuto sparare a von Richthofen. Ma c'è ancora un altro uomo nella lista. Anche lui è in gara per guadagnarsi l'immortalità. Proprio come nel 1918, un piccolo aereo sorvola il crinale di un monte e un tiratore prende la mira. La nostra indagine sulla morte del Barone Rosso è quasi completa. Snowy Evans fu l'ultimo mitragliere a sparare contro il Barone. La prima volta che sparò fu mentre von Richthofen si stava avvicinando a lui. Mike Yardley coglie la stessa opportunità. Ok, fuoco! Spara qualche colpo. Questo tiro frontale a corto raggio non è il colpo che uccise il Barone, anche se probabilmente vide i proiettili che gli sfrecciarono accanto. Tentò di mettersi in salvo, ma espose il fianco destro al mitragliere Evans. Sarà in grado Yardley di andare a segno con il laser? 2 metri di vantaggio, fuoco! Via! No, l'abbiamo colpito? Ha mancato il bersaglio, ma il tiratore non si dà per vinto. Yardley chiede al velivolo di ripetere il percorso. Arriva proprio da sinistra. Ecco. Se lui è in grado oggi di andare a segno, anche nel 1918 qualcuno avrebbe potuto colpire il bersaglio. Ok. C'è entrato. Davanti. Cessate il fuoco. È interessante, quel colpo avrebbe potuto essere il colpo mortale per il Barone Rosso. Era esattamente l'angolazione giusta, vero? Foro di entrata del proiettile sul lato destro, foro di uscita sul lato sinistro. Il nostro esperimento dimostra che sia Popkin che Evans avrebbero potuto sparare il colpo. Ma se spararono entrambi, chi dei due colpì il bersaglio? Oppure fu solo uno dei due a sparare? Questo mistero finale può essere risolto non nei campi francesi, ma tra i preziosissimi documenti di Alan Bennett. La nostra indagine indusse Bennett a riesaminare gli archivi. Un documento venuto alla luce potrebbe essere la tessera mancante per completare il puzzle. Nel 1935 il sergente Popkin scrisse una lettera allo storico ufficiale di guerra australiano descrivendo la sua azione negli eventi di quel giorno. Allegò inoltre una mappa disegnata che era scomparsa per 70 anni. In realtà Popkin sparò solo tra queste due X, quando il Barone stava esponendo non il suo lato destro, ma la parte frontale del velivolo. Il sergente Popkin dice che il triplano si stava dirigendo verso di lui e lui stava sparando in quella direzione, quando all'improvviso virò e in quel momento pensò di aver colpito il pilota. Ma Popkin stava sparando frontalmente contro il triplano, quindi non è probabile che l'abbia colpito davvero. Grazie alla sua stessa testimonianza, il sergente Popkin viene eliminato dalla lista. Tra tutti i candidati, Brown, Popkin e Buey, l'unico ancora attendibile è Snowy Evans. Un uomo di cui non esiste alcuna fotografia. Un uomo che morì nel 1925 senza lasciare eredi. Un uomo senza legami. È lui l'uomo che uccise il Barone Rosso? E in tal caso, come milioni dei suoi compagni nella Grande Guerra, è passato dalla storia all'oblio.
Non abbiamo la mitragliatrice, non abbiamo il proiettile, non abbiamo le prove per concludere questo caso. Tutto ciò che sappiamo è che non fu il capitano Brown ad abbattere l'aereo del Barone Rosso. Fu un soldato di artiglieria australiano. È curioso pensare che l'uomo che uccise Manfred von Richthofen forse non seppe mai di aver abbattuto una leggenda. Ma per un altro uomo, quasi un secolo dopo, l'intensità di quel giorno è ancora presente. Fu una gran cosa vedere l'aereo del barone abbattuto, vedere la sua fine. Fu una buona cosa perché rappresentava un vero incubo. Per le truppe che vivevano nel sangue e nel fango delle trincee, la morte del barone Rosso fu un grande trionfo. Aveva la consapevolezza di essere invincibile. Ignorò totalmente le sue stesse regole. Mai attaccare da solo. Fu questo il suo errore. 21 aprile 1918, il giorno in cui David uccise Golia nei campi della Francia.